Allora, si sente in fondo? Sì. Buonasera a tutti, grazie per la grande partecipazione. Io farei un grande applauso ai nostri candidati nel collegio Massimo D'Arema e Daniela Sindaco, candidati effettivamente al Senato e alla Camera. E volevo ringraziare innanzitutto tutti i compagni, come segretario della sezione di Castregnano, tutti i compagni della Crescia Salentina che hanno contribuito alla realizzazione, diciamo, di questa assemblea, che hanno organizzato il tutto, in particolare quelli della sezione di Castregnano, Sandro Crisullo, Gemisto, Fernando, insomma tutti gli altri, quelli della sezione di Martano, Paolo Saracino, i compagni della sezione di Bellino, Edoardo Calò, Francesco Pellegrino, Luigi Costantino Corigliano, insomma, e tanti altri. Presidente, questa è la prima assemblea che noi facciamo in Crescia Salentina, quindi dalle nostre parti si dice, nella nostra lingua madre, mesta grichi, siamo grichi. Questa è un po' la nostra realtà, questa è una terra che va molto orgogliosa della propria identità. E questo orgoglio però non ha mai portato noi a chiuderci, anzi, non siamo stati mai provinciali, si potrebbe dire. Anzi, per molti anni siamo stati pure forza di avanguardia sul piano culturale. Questa è una terra che prima di altre ha capito forse che la cultura, con la cultura non solo si mangia, ma si dà anche un senso alla propria vita, no? La Crescia Salentina, Presidente, è una terra di luci, potremmo dire, e di ombre, un po' come tutto il Sud Italia. È una terra di una minoranza linguistica molto, molto orgogliosa, ma mai gelosa della propria tradizione. È una terra di una storia che si potrebbe dire anche plurisecolare, che è stratificata, no? Nelle pareti delle case a corte che noi abbiamo, nel cibo che mangiamo, nei gusti, nei sapori, nella musica, nei nostri canti popolari, della nostra tradizione, a volte allegri, a volte malinconici. È la terra di Angelo Cotardo, di Salvatore Siculo e di tutti i grandi studiosi del greco e anche partigiani, uomini di lotta. E la terra, la Crescia Salentina, anche è una terra di accoglienza, è una terra di accoglienza dei migranti. Molti comuni hanno attivato diversi progetti di accoglienza, il progetto SPRAR, è una terra, lo dobbiamo dire, anche di buona amministrazione in alcuni casi, ed è una terra anche di amministratori e di persone con la schiena dritta che hanno saputo in qualche modo lottare, opporsi all'eradicazione selvaggia dei nostri vivi secolari, che hanno saputo opporsi anche allo sventramento di quel lembo di terra incontrato a San Basilio, a San Foca. Ma accanto a questo, la nostra Crescia Salentina è anche una terra di ombre, come tutto il Sud Italia, dicevo. È una terra innanzitutto di emigrazione, perché i nostri comuni della Crescia Salentina si stanno spopolando. I miei coetanei partono, vanno a studiare fuori, vanno a lavorare fuori. È una terra senza lavoro, è una terra in cui il lavoro non c'è, in cui il lavoro è mal pagato, in cui il lavoro è precario, in cui il lavoro è sfruttato, magari sotto le vesti di formazione o apprendistato. È la terra delle partite IVA, povere, di tutti quei professionisti che non possono ammettersi di essere poveri o di aver fallito. È una terra in cui la Crescia Salentina si muore di tumore, Presidente. Sono noti a tutti i dati, le anomalie che questa terra presenta sul piano, per esempio, delle neoplasie polmonari. È la terra che respira i fumi dell'Ilva, di Taranto e di Cerano. È la terra della Copersalento, di quel sansificio che poi è diventato inceneritore, è stato dismesso ma la bonifica non è mai avvenuta. È la terra di discariche di rifiuti, perché noi non riusciamo a chiudere il ciclo dei rifiuti, un problema che riguarda tutto il Sud Italia,
ed è una terra anche di rifiuti tombati. Ed è una terra, venendo alla sanità, di liste d'attesa interminabili di medici ed infermieri in prima linea, diciamo, contro un sistema che è sottofinanziato. Allora, come diceva il nostro caro poeta Antonio Verri, tutto questo niente dalle nostre parti non è mai qualcosa di innocente, perché c'è sempre, come dire, una ragione di fondo, un motivo che determina tutto questo, ed è, dobbiamo dirlo, una assenza di politica, soprattutto negli ultimi anni. E il Sud, Presidente, e la Grecia, obiettivamente sono stati dimenticati, il Sud è uscito fuori dall'agenda dei governi nazionali, ed è per questo che noi abbiamo sentito il bisogno di aderire, prima come articolo 1, poi aderendo anche al movimento di Liberi Uguali, a questa grande proposta unitaria. Abbiamo sentito il bisogno appunto di avviare questo nuovo percorso politico, e noi oggi qui sentiamo il bisogno di svegliarci un po', no? Potremmo dire quasi da un incantesimo, e per questo rivendichiamo qui Grecia Salentina contro i partiti che vogliono ascoltare tutto, contro quelle forze politiche che vogliono ascoltare i partiti in quanto tali, oppure contro le forze politiche, contro quei partiti, il partito della razza bianca, contro quei partiti che vogliono anche cancellare la tradizione del socialismo italiano. Noi oggi rivendichiamo, chiediamo, invochiamo anche la politica, quella con la P maiuscola, quella di cui lei sta parlando in questa campagna elettorale frequentemente e che ci consiglia e ci invita a salvare come un panda, perché rischia l'estinzione. Allora noi per tutto questo abbiamo scelto e invitiamo a scegliere Liberi Uguali, e lo consideriamo questo l'unico voto utile in queste elezioni politiche. Per due motivi. Innanzitutto partiamo dal presupposto che il Partito Democratico, come è noto a tutti, usa lo slogan appunto del voto utile, no? Dice votare Liberi Uguali è un voto a Salvini. Allora, andrebbe innanzitutto, come dire, smentito, secondo me personalmente, su due punti di vista questa affermazione. Innanzitutto per una ragione oggettiva che attiene alla legge elettorale. E come il Presidente D'Alema ha spiegato in diverse occasioni, è una legge elettorale che non garantirà a nessuna forza politica la possibilità di governare autonomamente. Quindi dire o chiedere il voto alle persone, convincendole che magari si potrà governare autonomamente, è assolutamente una falsità, una cosa che non si può dire. Ma poi c'è anche una ragione di fondo, secondo me, una ragione politica, perché si usa uno spauracchio della destra alle porte. Votare Liberi Uguali, votare Salvini. Allora, dobbiamo intenderci, ritengo, dal mio punto di vista, cosa sia la destra e cosa sia la sinistra. Possiamo dire che di destra, possiamo dire che di sinistra è il Jobs Act, e di sinistra, possiamo dire che sia di sinistra una legge che prevede che il lavoratore, nel caso in cui venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro, possa tranquillamente, non debba essere riassunto innanzitutto, quindi è stata abolita la reintegra, possa essere liquidato con due mensilità per ogni anno di servizio. È di sinistra una legge che prevede il demansionamento del lavoratore? È di sinistra una legge che prevede i controlli a distanza? Veniamo su altri punti, la buona scuola, altri fronti, la buona scuola. È di sinistra una legge che delegittima il ruolo degli organi collegiali della scuola, o che per esempio costringe uno studente, facciamo un esempio, del liceo classico a friggere patatine al McDonald's nell'alternanza scuola-lavoro, con tutto il rispetto per gli studenti che lavorano al McDonald's e che hanno spesso dei contratti capestro, come si suol dire. Quindi ci sono una serie di motivi che ci portano a scegliere Liberi Uguali, perché quello che è il percorso che il Partito Democratico purtroppo ha avviato anni fa e ha concluso recentemente era un percorso che necessariamente portava a destra. Quindi noi, Presidente, oggi invitiamo tutti a votare una forza politica che ha una rappresentanza nazionale autorevole, una rappresentanza nazionale che sa quali possono essere le nostre esigenze, le nostre vere infrastrutture qui in Grecia Salentina. Le nostre infrastrutture sono un patrimonio culturale materiale e immateriale,
grandissimo, e soprattutto la nostra grande qualità della vita, che ha come presupposto delle scelte sostenibili sul piano ambientale. Noi abbiamo, e concludo, scritto un programma che si fonda su quattro cardini, un programma che ha il pilastro al centro, alcuni pilastri che sono quelli del lavoro e essenzialmente della salute, e gli altri due pilastri ai lati potremmo dire che sono quelli della transizione energetica. Quindi noi chiediamo e riteniamo che bisogna abbandonare le fonti fossili, uscire dalle fonti fossili e avviare questa transizione energetica verso l'economia circolare. E l'altro grande nostro pilastro è quello della scuola e della formazione, perché noi siamo l'unica forza politica che ha capito, a differenza di altri, che l'ecologia si deve saldare alla lotta politica. Siamo l'unica forza politica che ha capito, che vi parla di scuola e di università. E noi vi abbiamo proposto l'abolizione delle tasse universitarie graduale, il rafforzamento del diritto allo studio, perché crediamo che questo paese debba partire da queste due grandi istituzioni. Altre forze non l'hanno fatto. Noi siamo l'unica forza politica che veramente sente oggi il bisogno di risolvere la questione centrale del nostro tempo, che è quello dello sfruttamento del lavoro. E noi siamo infine l'ultima forza politica che si oppone alla privatizzazione selvaggia della sanità e ad una sanità sottofinanziata. Per questo io faccio un appello a quanti sono delusi dal Partito Democratico, a quanti sono delusi dalla politica, pensano di lottare il proprio voto di protesta verso il Movimento 5 Stelle. Io dico invece: guardate al nostro progetto, dateci fiducia e aderite a Liberi Uguali, perché noi puntiamo alla costruzione del grande partito della sinistra. Dal 5 marzo si inizia a lavorare, il 4 marzo è solo un punto di partenza per noi. E poi mi rivolgo soprattutto a quanti sono completamente nauseati, potremmo dire, dalla politica, a quelli secondo cui tanto non cambia niente, a quelli secondo cui ma cosa ci fate ancora lì dentro nei partiti. Io chiedo a loro di entrare nei partiti e provare a cambiarli, ed è per questo che il 4 marzo vi invito a votare, a far votare Liberi Uguali con Massimo D'Alema al Senato e Daniela Sindaco. Passo la parola a Daniela Sindaco, che è andata alla Camera dei Deputati. Grazie Francesco, brevemente solo per un saluto, perché poi lasceremo lo spazio al nostro Presidente D'Alema, e inviterei anzi gli amici che ci hanno raggiunto ad accomodarsi, perché ci sono ancora dei posti. Io mi presento, sono Daniela Sindaco, candidata alla Camera nel collegio plurinominale che comprende anche Martano, quindi faccio della vita l'avvocato e sono qui per presentarmi a voi, perché in altri tempi si è sempre detto: non ci sono candidati del Salento, non ci sono persone salentine, e io sono di Galatina, a pochi metri da qui, e diciamo chilometri, diciamo dietro l'angolo, per cui non siamo persone lontane. Vedo qui diversi amici, persone che lavorano al comune di Galatina, il dottore Isola, che ho il piacere di vedere e salutare, che ho visto in diverse occasioni anche poco piacevoli, purtroppo in ospedale, l'amico Sandro Fisullo, il compagno, e tanti amministratori che vedo e rivedo veramente con gioia. Io sono qui per mostrare la nostra forza. Io sono il numero 3, però mi hanno detto oggi una bella parola telefonicamente da un carissimo amico che mi ha tanto incoraggiata: mi sto comportando come una capolista, anche se non lo sono, per cui questa è la forza che vorrei trasmettere a voi, l'entusiasmo che vorrei trasmettere a voi, e ridare di nuovo fiducia ai giovani, perché il nostro territorio è bellissimo, è esteso sia nell'entroterra che il mare, abbiamo l'Adriatico, abbiamo lo Ionio, abbiamo tanto. Per i nostri giovani, le problematiche le ha esposte poco fa Francesco Antoniga, e sicuramente il nostro Presidente si è sempre speso per il nostro mezzogiorno, quindi noi abbiamo una persona che è ritornata da noi a richiederci di nuovo il voto, e noi con piacere dovremmo ricambiare tutte le cortesie che abbiamo visto sul territorio, perché non è stato semplice occuparsi un territorio come complesso quello della Puglia. Il nostro collegio è lunghissimo, parte da Bari fin giù, e ci sarà modo di vedersi di nuovo e di confrontarsi. Io vi lascio, perché vado un attimo in comune, perché mi aspetta il sindaco, il vostro sindaco Fabio Tarantino, che mi ha dato un appuntamento in quanto lui era impegnato con la giunta, perché se no ci
ci avrebbe raggiunto qui e non sarebbe mancato. E abbiamo i rapporti che devono continuare, come diceva il collega, e sarà un punto di partenza per noi, speriamo che sia anche di arrivo, perché abbiamo bisogno di un rappresentante in Parlamento che porti la nostra voce, la voce del Salento. Grazie a tutti, grazie, buon serata e buon voto. Passo la parola al nostro presidente. Della sede, l'aspettiamo lì. Perfetto, grazie. Grazie. Buonasera, grazie e grazie di essere qui in questa assemblea pubblica che è soprattutto un momento di avvio di una campagna elettorale ancora fredda, in un clima confuso, nella quale abbiamo bisogno di essere tutti uniti per cercare di ottenere un risultato in grado di cambiare questo paese, di cambiarlo in meglio, che molti vogliono cambiare. Sicuramente anche il ritorno di Berlusconi sarebbe un cambiamento, ma non credo che aprirebbe una grande prospettiva per il Mezzogiorno, per i giovani, per i lavoratori. Anche 5 Stelle vuole cambiare, forse meglio buttare tutto per aria, ma ancorché rappresentino delle ragioni comprensibili di protesta e di rivolta, non sono in grado di offrire delle risposte e soprattutto non sono in grado di mettere in campo una classe dirigente. Noi vogliamo cambiare riportando in campo quei valori della dignità del lavoro, della lotta all'ingiustizia sociale, di una maggiore eguaglianza tra le persone, che sono i valori fondamentali dove noi teniamo le nostre radici. Sono i valori della sinistra, ma sono anche i valori del mondo cattolico democratico, valori del solidarismo, valori della fraternità tra le persone. Oggi viviamo l'inizio di una campagna elettorale estremamente confusa, le persone sono frastornate dall'accumularsi delle promesse, c'è chi promette di ridurre le tasse a se stesso, questa è la grande promessa di Berlusconi, e sono convinto che è sincera, che diciamo, il maggiore beneficiario della proposta di Berlusconi, cioè l'abbattimento dell'aliquota massima al 29%, sarebbe Berlusconi. Siccome sappiamo che lui ha molto a cuore il cittadino Berlusconi, non c'è dubbio che l'intenzione è sincera. Non so che cosa porterebbe di buono questo a 5 milioni di poveri che vivono nel nostro paese, agli anziani che vivono di una pensione misera e che hanno bisogno di essere curati, non so che cosa porterebbe di buono al Mezzogiorno, diciamo che sostanzialmente si vedrebbe privato della possibilità di un'azione pubblica, perché se lo Stato viene privato delle sue entrate fiscali non si capisce come potrà garantire lo studio, la salute e la sicurezza dei cittadini. C'è chi promette una distribuzione di soldi che come se avesse rotto il salvadanaio, 100 euro a te, 50 euro a te, 150 euro a chi fa un figlio, ma sinceramente io credo che il Paese abbia bisogno di altro e credo che bisognerebbe ripartire dalla necessità di garantire i diritti fondamentali, il diritto al lavoro. In un paese e in questa parte del paese, dove la disoccupazione giovanile continua a girarsi tra il 35, il 40 e il 45%, il diritto per chi lavora ad un lavoro che non sia precario, incerto, saltuario, mal pagato, super sfruttato, il diritto per un giovane a non dovere fare lo stagista per un anno, due anni, per 4 soldi o a volte persino nulla,
cambio di una promessa di un lavoro futuro, il diritto alla dignità dei lavoratori. Vedete, avere cancellato la tutela contro il licenziamento ingiusto non ha significato soltanto per diversi lavoratori essere licenziati, ma per tutti i lavoratori ha cambiato il rapporto di forze, perché chi pensa posso essere licenziato anche ingiustamente è più debole nel difendere i suoi diritti, è più difficile che alzi la voce sul posto di lavoro. Noi vogliamo non solo ripristinare questa tutela per chi ce l'aveva, che in fondo era una quota minoritaria dei lavoratori. Io credo che il grande problema sia quello di scrivere un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori in grado oggi di garantire il lavoro moderno, il lavoro di oggi. È diverso da quello degli anni 70 quando nacque lo statuto dei diritti dei lavoratori. E quindi il lavoro. Non a caso noi abbiamo cominciato questo cammino che ci ha portato a diventare liberi e uguali come articolo 1, cioè quel primo articolo della Costituzione che dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Un'affermazione fortissima che purtroppo non si è tramutata interamente in realtà. Noi vogliamo tutelare il diritto alla salute dei cittadini, secondo diritto fondamentale. Si parla molto del fatto di ridurre le tasse. I ticket sono la tassa più odiosa, che sono una tassa sulla malattia, una tassa che colpisce le persone più deboli in un momento di debolezza, che colpisce gli anziani che naturalmente devono ricorrere al sistema sanitario più frequentemente dei più giovani, e colpisce i più poveri, costringendo milioni di italiani a rinunciare al diritto di essere curati. E allora nessuno ne parla, ma una delle grandi questioni nazionali, questione che è ancora più drammatica nel Mezzogiorno, è quella di difendere, finanziare il sistema sanitario nazionale. Il sistema sanitario nazionale è in una crisi drammatica. Oggi ci dicono, proprio oggi sono usciti i dati, le associazioni dei medici, che nel giro di pochi anni 45.000 medici e paramedici andranno in pensione. E non ci sono i ricambi. Il turnover è bloccato in gran parte del paese. Questo vuol dire che servizi essenziali rischiano di venire meno. Ma questa grande priorità non è nel programma di nessuno, solo il Presidente Grasso ne ha parlato qualche giorno fa, indicando l'obiettivo di assumere 40.000 medici e paramedici del sistema sanitario e denunciando il fatto che a furia di tagli la spesa sanitaria nel nostro Paese è diventata inferiore a quella di tutti i paesi civili. In Francia, in Germania, in Inghilterra si spendono 4.000 euro per cittadino, in Italia 2.400 euro, e questa fragilità del sistema sanitario è ancora più drammatica nel Mezzogiorno, dove più forte è la carenza di personale, dove mancano spesso gli strumenti più moderni della diagnostica e dove quindi i cittadini sono più esposti, infatti l'aspettativa di vita è più bassa, al rischio della malattia e delle conseguenze della malattia. Diritto a studiare. Diritto a studiare gratuitamente. Diritto a studiare per i capaci e meritevoli, indipendentemente dalla condizione sociale della famiglia, come dice la Costituzione. Il che vuol dire che ci vogliono le borse di studio per chi ne ha diritto. Oggi non sono finanziati in modo del tutto insufficiente. Ci vogliono gli alloggi per gli studenti.
una famiglia che ha un ragazzo bravo che deve andare a fare l'università, magari a Bari, perché è una facoltà che non c'è a Lecce, o a Lecce, deve poter avere la possibilità di farlo gratuitamente se non è nelle condizioni di mantenere il ragazzo di studio. Noi siamo tra i paesi sviluppati quello che produce meno laureati, anche perché l'accesso all'università non è di fatto possibile per ragazze e ragazzi che vengono dai ceti popolari o comporta sacrifici enormi. Vedete, io sono partito dalle questioni fondamentali. Credo che la politica debba innanzitutto garantire i diritti fondamentali dei cittadini. E a questo aggiungo il diritto alla sicurezza, che è oggi seriamente messo in discussione. Noi vediamo riaffacciarsi in questo nostro Salento la criminalità organizzata, arrogante. Ci sono imprenditori del Basso Salento che devono mandare i loro prodotti, cioè le scarpe, verso nord e sanno di poterlo fare solo di giorno e su camion che sono scortati davanti e di dietro da guardie armate. Perché sulle nostre strade l'assalto ai camion, ai mezzi portavalori, di bande armate su macchine blindate con i fucili, è notizia, dico, di tutti i giorni, ma inquietantemente frequente. Così come frequente è la notizia di criminalità che si infiltra nella pubblica amministrazione, e di un ritorno della criminalità organizzata che sembrava essere stata indebolita se non sradicata. E questo va dato, e questo non era l'articolo 18, uno degli ostacoli dello sviluppo del mezzogiorno, il fatto che gli imprenditori non si sentono sicuri in questo territorio. Allora la politica deve ripartire dai diritti fondamentali dei cittadini e dall'impegno per garantirli al nord e al sud nello stesso modo, superando quella che è una delle più drammatiche diseguaglianze del paese, una diseguaglianza dimenticata, che è quella tra un'Italia del nord dove il reddito medio delle persone si aggira tra i 32 e i 34 mila euro a seconda del nord-est e del nord-ovest, è un mezzogiorno dove il reddito medio è 18.000 euro. Si fatica a pensare che siamo cittadini della stessa nazione. E oggi lo Svimez ci dice che le politiche di governo degli ultimi anni non hanno garantito al mezzogiorno neppure quel 34% degli investimenti pubblici che ci spetterebbero in proporzione alla popolazione che vive nel sud. Noi non riceviamo neanche quello che ci spetta, mentre io credo che bisognerebbe avere di più, perché ragionevolmente bisognerebbe investire di più in quella parte del paese che è meno sviluppata, dove c'è un più alto tasso di disoccupazione, dove c'è un più alto tasso di povertà. Ecco, questo tema è scomparso nella vita pubblica. Il mezzogiorno è dimenticato, avanza una destra nordista, lo dico perché anche da noi ci sono dei scempiati, diciamo, che si sono fatti seguaci di Salvini. Io dico, è come se i tacchini festeggiassero il Natale, diciamo, perché uno dei principali obiettivi della Lega è che il nord si tenga i suoi soldi, diciamo, è la rottura di un patto di solidarietà nazionale. Ora, che un certo nord egoista, fortunatamente non tutto il nord, possa sostenere questo lo capisco, ma che lo possa volere un meridionale è suicidio. Ma purtroppo anche i governi più recenti, diciamo, hanno dimenticato il mezzogiorno. Questa è la verità. Ed è una delle ragioni per cui deve rinascere una sinistra di governo in questo paese, che invece faccia della questione
meridionale uno dei grandi obiettivi centrali di un nuovo corso politico per l'Italia. Ecco, io credo che queste sono le ragioni di Liberi e Uguali, e questa è anche la prospettiva che noi vogliamo riaprire nel Paese, che se questo progetto prenderà forza a partire dal 4 di marzo, tutte le difficoltà di un progetto nuovo, diciamo, nel quale ciascuno di noi ha ritenuto di doversi spendere, di dover anche rischiare, ma se questo progetto prenderà forza, questo è l'embrione di un processo necessario di ricostruzione del centro-sinistra, che è stato distrutto nel corso di questi anni e che soprattutto ha distrutto i rapporti con il nostro popolo, perché gli insegnanti che sono stati umiliati, i lavoratori che si sono sentiti traditi, i sindacati che sono stati attaccati da chi li doveva difendere, certamente difficilmente possono sostenere un centro-sinistra che fa il verso alle politiche e alle parole d'ordine della destra. Tra abolizione dell'articolo 18, buona scuola, abolizione delle tasse per i ricchi sulla casa, ponte sullo stretto di Messina, decreto per fare la TAP sopra la testa delle popolazioni, dei sindaci, insomma, sinceramente è sembrato che in questi anni il governo realizzasse il programma di Berlusconi. E non è un caso che alla fine noi ce lo ritroviamo di fronte, restaurato per l'occasione, una serie di interventi di ingegneria, il risveglio della mummia. E ce lo troviamo di fronte perché a un certo punto, parliamoci chiaro, se è quella che è la politica che si deve fare, si capisce che i cittadini dicono è meglio rivolgersi all'originale piuttosto che alla brutta copia che ci troviamo di fronte. Questa è la verità. Il risultato di questa politica non è stato quello come si pensava, di sradicare la destra, ma di rilanciarla nel Paese. E allora bisogna cambiare strada, bisogna ricostruire una prospettiva di governo che abbia le sue radici a sinistra. E noi rappresentiamo il primo embrione di questo processo. E se questa forza prende consistenza, io credo che possa avere l'ambizione di contribuire a cambiare il quadro politico, a mutare l'orientamento del Partito Democratico. Quindi è un voto utile perché è un investimento sul futuro, in un momento difficile, in cui il 4 di marzo si investe sul futuro, non si sceglie un governo, legge elettorale proporzionale con 18 simboli sulla scheda, che uno abbia una maggioranza assoluta, diciamo, una possibilità su un miliardo, ecco, non ci scommetteremo. Quindi bisogna dare un voto che possa incidere sulla realtà politica e spingerla in avanti e costruire una prospettiva che possa tornare ad essere vincente del centro-sinistra. Il centro-sinistra che ha perduto il suo popolo è perdente. Lo abbiamo visto nel corso di questi anni. Non è perdente per la malignità di un gruppo di rancorosi. Noi non esistevamo quando il Partito Democratico ha perso Roma, Torino, Genova e 100 città italiane. Non siamo nati per far perdere Renzi, come dice lui, una sorta di ossessione, perché a farlo perdere bastava da solo, diciamo, non c'era bisogno di nessuno. Siamo nati per cercare di ridare voce ad un popolo che oggi non si sente più rappresentato e per riportare in campo valori e ideali che non possono essere cancellati. E vogliamo farlo anche nel Salento. Talento che in questi anni non ha avuto una voce sufficientemente forte e autorevole. Ed io torno ad impegnarmi, dopo anni in cui felicemente, diciamo, mi ero ritratto, non dalla politica, perché la politica è qualcosa da cui non ci si può dimettere, ma da un impegno istituzionale. Torno
felicemente, anche perché poi le persone hanno un tale disprezzo verso le istituzioni, purtroppo qui a me è capitato, andando al mercato, signore, onorevole, oggi non sono più. Ah, bravo, un abbraccio. Questo è il sentimento delle persone, che se ne preoccupano. Se io mi rimetto in gioco, lo faccio perché ritengo che bisogna promuovere un progetto politico. Ed è chiaro che un simbolo nuovo, una forza che nasce ora, ha bisogno che le persone più note ci mettano la faccia. Quindi capisco il senso di un impegno che serve a promuovere una forza che altrimenti, per la forza soltanto di un simbolo che è ancora largamente sconosciuto, difficilmente potrebbe affermarsi. Naturalmente, insieme a tante persone giovani, donne e uomini, noi siamo una squadra di candidati giovani, in cui c'è anche qualcuno che porta la sua storia, la sua esperienza. E l'altra ragione è che io ritengo di dovere qualcosa a questa terra, dove ho sempre trovato il consenso per fare politica. Io non sono mai stato altro che parlamentare del Salento nella mia esperienza istituzionale, non sono un turista, non sono mai andato in Emilia, in Umbria, a Bolzano, mi sono sempre rimesso alla volontà dei cittadini salentini. Quando voi e altri lo avete voluto, sono stato in Parlamento e da voi dipendo. Quindi torno perché avverto che il Salento ha bisogno di forza e di rappresentanza, perché ho constatato in questi anni che non c'è stato nessuno che sia stato in grado di imporre la questione della Xylella come una grande questione nazionale. Ho detto più volte, ma lo penso, se fosse successo in Toscana o in Umbria, se ne sarebbe parlato in tutto il mondo. La Puglia e il Salento non sono riusciti a imporre questo come un grande tema nazionale e la risposta delle istituzioni è stata debole. Torno perché difficilmente un governo avrebbe fatto un decreto per fare approdare un gasdotto sulla spiaggia di Rimini o di Jesolo. Ma San Foca si è ritenuto di poterlo fare, e quando lo si è fatto io non ho visto insorgere i rappresentanti del Salento, non si è sentita quella voce. Allora forse questa terra ha bisogno di qualcuno che possa rappresentarla con forza nelle istituzioni del nostro paese, e io penso di poter restituire qualcosa a quei cittadini che mi hanno dato tanto in termini di fiducia nel corso di questi anni. Quindi quello che io voglio sottoscrivere è un patto con i cittadini del Salento, di mettere a disposizione la mia forza, la mia energia, di farlo con la stessa passione con cui sono stato per 12 anni parlamentare e deputato di Gallipoli, come si diceva, in realtà era Gallipoli, Casarano e tanti altri comuni del Salento, dove io mi sono presentato nel 94, ripresentato nel 96, ripresentato nel 2001. Badate che un parlamentare che viene eletto e poi si ripresenta alla sua gente vuol dire che ha la coscienza tranquilla. Essendo stato un parlamentare che c'era in campagna elettorale e c'era anche il giorno dopo, come giusto che sia nel rapporto con una comunità, con un territorio, con dei cittadini che vogliono essere rappresentati, che vogliono avere un punto di riferimento. E questo è un discorso che io credo di poter legittimamente rivolgere a tutti i cittadini salentini.
persino indipendentemente dalle loro opinioni politiche. Perché quando nel momento più difficile, a Gallipoli, a Casarano, ad Alezio, io ho potuto contare sul consenso di tanti ben al di là dei confini della sinistra, che sapevano di poter contare su un parlamentare che difendeva un territorio. Tra l'altro è il dovere dei parlamentari non rappresentare soltanto una cordata politica, ma rappresentare popolazioni, territorio, difenderli, sostenere un processo di crescita economica, difendere i diritti delle persone, difendere la dignità anche del territorio. Ecco, io credo di poter fare questo. E quindi mi metto in gioco con tutto il rischio, ovviamente è una campagna elettorale curiosa, anche divertente se volete, perché noi abbiamo una presenza organizzata a macchia di leopardo, diciamo, non c'è dietro un grande partito, Non vado a fare i comizi dove so che c'è la sezione, gli iscritti, eccetera. A volte vado in comuni dove non c'è nulla. E quindi è una sfida che insieme è elettorale e anche di costruzione di un soggetto politico nuovo. Quindi con tutti i rischi del caso, ma anche con tutti gli elementi appassionanti di una sfida nuova. La politica è anche passione, è anche qualcosa che ti riempie la vita, perché se uno lo dovesse fare soltanto come mestiere farebbe altro, sicuro, non sono una certa di occupazione. Sono il... E però vorrei che questa volontà di costruire qualcosa di nuovo fosse una volontà condivisa. Trovo molti, trovo giovani, trovo compagni giovani, meno giovani, diciamo, che si uniscono a noi in questa impresa e vorrei che fossero molti, possono crescere nel corso di questa campagna elettorale, anche perché c'è uno spazio grande di malessere, di disorientamento, di persone alle quali dobbiamo riuscire a parlare, dovete riuscire a parlare. Questa è l'ultima cosa che voglio dire prima di andare a Sogliano, dove devo incontrare altri cittadini. Guardate, questa, come non mai, questa è una campagna elettorale che si fa nel rapporto diretto con le persone. E ieri ero un incontro organizzato da Confesercenti a Lecce. C'erano diversi commercianti, però si erano anche affacciati dei curiosi. Ho visto, c'era un incontro con D'Alema. Alla fine di questa conversazione, domande, risposte, una signora si è avvicinata e dice: io non ne volevo sapere di votare. Sono stata qui, l'ho ascoltata. Adesso ci devo pensare, perché mi è venuta voglia di tornare a votare. Non lo so come va a finire, diciamo. Io te la cercherò ancora, però hai la sensazione che il disorientamento, il malessere sono grandissimi, ma che parlando con le persone si possono vincere. Però voi capite, diciamo, che quello che possono fare i candidati, cioè, è, per quanto entusiasmo ci mettano, è poco. Se a partire da questi incontri ciascuno di voi, tempo poi breve, un sacrificio piccolo che vi chiedo, non grandissimo, in una campagna elettorale rapida, meno di un mese, poi febbraio è il mese più corto dell'anno, quindi è veramente qualcosa che passa rapidamente, però vi invito a viverlo con intensità questo periodo, a mettervi lì, a vedere quali sono le 10 persone, le 15 persone con le quali potete parlare. Io vorrei che questi incontri avessero un effetto moltiplicatore, se no non hanno senso, ci convinciamo tra di noi. E siete voi che dovete essere i protagonisti. Ne vale la pena. Ne vale la pena perché credo che all'indomani
del voto del 4 di marzo, io non vorrei che ci fosse la destra 5 Stelle, sarà il caso, non ci sarà maggioranza di governo, ma e dall'altra parte soltanto le macerie del fu centro-sinistra. Vorrei che in quel campo nascesse con forza qualcosa di nuovo. Questa volontà nuova è rappresentata dal progetto di Liberi. E vorrei che nel Mezzogiorno risorgesse una classe dirigente capace di riportare il tema del Mezzogiorno e i problemi del Salento al centro della vita politica italiana. È possibile, dipende da voi. Io voglio dare me stesso per aiutare questa terra, oggi vi chiedo di aiutarmi, non solo a me come persona, ma di aiutare un progetto politico al servizio dei cittadini più deboli, al servizio del Mezzogiorno e al servizio del Salento. Grazie. Party's